Quindi zero consensi è provocazione. Se è provocazione, abbiamo deciso di scegliere anche un logo che fosse una provocazione. Un asino perché? Perché nell'immaginario collettivo l'asino è visto come quella figura stupida, mentre sappiamo benissimo che c'è tante altre cose dietro a questa superficialità. L'asino è molto empatico, l'asino è simpatico, è molto dolce, esattamente come quello che si prefigge di essere zero consensi, non soltanto un risultato finale legato a un video o a una serie di fotografie, ma a un insieme di know-how che un team mette a disposizione del cliente finale. Quindi abbiamo regia, abbiamo storytelling, abbiamo sceneggiatura, abbiamo progettazione, un team altamente qualificato. Questo è tutto quello che non possiamo avere se stiamo troppo attenti a ottenere risultati e consensi. Quindi quel tempo che noi non riusciamo a dedicare alla creatività e allo studio, quello è l'asino che zero consensi ci dà.